Ciao Luca, eccomi qua, nuovo video dedicato ad un altro esercizio che in questo caso è inserito nel mio ebook a corpo libero, ma che trovi anche in molti allenamenti che ho postato nella mia pagina e nel mio sito web. L'esercizio del tavolino dinamico è un esercizio propedeutico a preparare il plank, quindi l'asse, a preparare anche il piegamento a terra, ed è utile non solo per allenare il core, il centro del corpo, ma anche proprio per stimolare concentrazione, attenzione e stabilità, che sono elementi utili se non necessari per eseguire correttamente gli esercizi, perché qualsiasi tipo di allenamento sia veramente, veramente efficace. Il tavolino dinamico adesso te lo faccio vedere. Allora, ti porti in posizione quadrupedica, le ginocchia sono larghe come le anche, piedi ben presenti a terra, mani allineate con le spalle, il viso guarda il pavimento, adduco le scapole, inspiro, attivo l'addome, spingo con le dita dei piedi il pavimento e sollevo leggermente le ginocchia e ritorno giù, inspiro, espiro, sollevo leggermente le ginocchia, inspiro, espiro, sollevo leggermente le ginocchia. Per facilitare una corretta posizione della spalla ti consiglio che cosa? Di idealmente di, con le mani di svitare il tappio. Allora questo che cosa comporta? Comporta che le spalle tenderanno molto meno ad avvicinarsi alle orecchie e sarai molto più stabile. L'esercizio, se proverai a farlo, se hai provato a farlo mentre te lo facevo vedere io, hai sentito che molto nella zona lombare, nella zona addominale e nelle gambe. Come detto all'inizio è un propedeutico che prepara altri esercizi, ma anche già come esercizio in sé è estremamente impegnativo ed efficace, non solo per il core ma anche per la parte superiore del corpo. Ti ricordo che questo esercizio è inserito in A Corpo Libero, il mio ebook che puoi scaricare dalla piattaforma YouCamPaint e da altre piattaforme, e lo trovi anche all'interno di molti mini allenamenti o allenamenti che ciclicamente, mediamente una volta alla settimana, posto all'interno del mio sito, del blog, del mio sito web. Spero che questo suggerimento ti sia stato utile, ti invito, se ti è piaciuto questo video, quello che ti ho fatto vedere, a condividerlo con chi pensi che possa essere utile. Scusate il gioco, scusa il gioco di parole, mi sono un po' impappinato, tra virgolette. Grazie, ci vediamo nel prossimo.